is what you say. Sono Valentina Tolomelli. You promised me heaven that pulled me through hell. Cantante. Chain of love got a hold on me. Di giorno, organizzazione eventi, comunicazione per Ducati Motor Holding. The passion's a prison you can't break free. Ho una doppia vita, vogliamo dire così. Quando inizia il tuo percorso musicale? Ho cominciato a 19 anni all'Antoniano di Bologna. E ho fatto un provino per le Verdi Note dell'Antoniano e ho cominciato lì la carriera musicale, per studiare canto, anche un pochino di danza, un po' di recitazione, di dizione, anche se come vedete non è che proprio me la cavi benissimo con la dizione, sia cantare in coro che da solista. E poi intorno agli anni 2000 ho cominciato con le live band, cioè a suonare nei locali, e da lì ho proseguito sia facendo attività di studio, sia facendo attività corale, che attività solista e soprattutto tanta attività live. E adesso sei anche alla conduzione di Cult. Adesso sì, ho cominciato questa attività nuova per me, perché la conduzione televisiva è un qualcosa che io non ho mai fatto. Ad essere sinceri, tanti anni fa ho fatto 2 anni di conduzione radiofonica, che mi piaceva moltissimo, ma la conduzione televisiva è un po' nuova per me, però devo dire è un'esperienza molto interessante, mi sta piacendo molto, anche perché il programma è sicuramente interessante, anche perché tratta a volte di argomenti che mi piacciono proprio, tipo il cinema, di quali io sono molto appassionata, quindi insomma c'è anche un po', sono un po' di parte, ecco, diciamo. I tuoi gusti musicali? Ho una grande passione per tutto quello che è musica soul e musica funky, questo assolutamente. Anche se il mio primo amore, diciamo anche quello con il quale ho cominciato l'attività live, è con il rock. Io faccio anche parte del progetto Rock in Mille, che è la band più grande del mondo, e con questa band siamo 1000 musicisti, suoniamo insieme e vi assicuro che il risultato è strabiliante, perché si può suonare veramente anche bene in 1000 persone e la botta di suono è veramente forte. E con Rock in Mille ho suonato in vari posti e anche allo Stade de France a Parigi nel 2019. La tua vocalità è particolarmente libera. Come l'hai ottenuta? Con molto studio o con molta esperienza? Nel mio caso dalla disciplina. Perché giustamente all'Antoniano, quando ho cominciato, l'Antoniano, diciamo, la vocalità che serve per imparare a cantare in coro, specialmente in un coro dove la perfezione, che non esiste, ma comunque la pulizia e il lavoro che viene fatto sull'unisono delle voci è molto forte, quindi soprattutto tramite la disciplina. E questo ti permette da un lato di imparare a usare il tuo strumento, perché nel momento in cui ti viene chiesto di fare delle cose specifiche, tu devi sapere imparare a usare il tuo strumento per dare quello che ti viene chiesto, e quindi da lì dopo la libertà viene da sola, perché nel momento in cui tu sai usare il tuo strumento puoi decidere liberamente quello che vuoi fare. All'Antoniano sono usciti tanti artisti. Assolutamente sì, sia nell'ambito della lirica, posso citare alcune persone che hanno cantato con me alle Verdi Note, uno su tutti, Simone Alberghini, che è un basso baritono lirico di fama internazionale, la Sei, Barbara Cola, Anna Caterina Antonacci, Cristina D'Avena, non l'ho citata ma la citiamo chiaramente, sono veramente tanti. L'insegnamento è veramente molto valido. Prossimi appuntamenti. Ci sono 2 appuntamenti ai quali vorrei invitarvi, diciamo tutti, con una band che si chiama Radio 80, che è una party band con la quale collaboro da tanti anni e facciamo musica anni 80, soprattutto da ballare. Il primo è il 14 di gennaio al Pescatore Risto Music di Anzola, e il secondo invece è il 28 di gennaio presso le grotte, le famose grotte di San Pietro in Casale. Quindi si mangia, si balla e ci si diverte, quindi io vi aspetto. FR Live, risulta che sia una collaborazione che nasce diversi anni fa.
Sì, nasce diversi anni fa, ormai ho perso il conto, devo dire la verità. Nasce su, fra l'altro, tanti progetti, perché in realtà con FR abbiamo lavorato a tante serate live con tantissimi progetti diversi, non solo i Radio 80 di cui ho appena parlato, ma anche altri progetti miei come i Melting Pop, come dei duo acustici, eccetera. Quindi concerti live. Concerti live soprattutto e poi c'è questa piccola avventura che stiamo portando Ma avanti della conduzione di Calt, ovviamente. dove vuole arrivare la cantante Valentina? Se posso continuare la mia attività canora, la mia attività live, la mia attività di studio con regolarità e con insomma tanto impegno e un buon lavoro, sono già contenta. Poi ovvio che i sogni, quello che piacerebbe fare a me, per esempio, siccome appunto corista si nasce e si rimane sempre. Secondo me piace molto fare la corista, mi piacerebbe fare un bel tour da corista con un artista italiano di livello. E te l'auguriamo. Grazie mille. Grazie a voi e ci vediamo comunque a Calc. Stop. Show me and go it. Show me you can do it.